Dopo quasi 2 anni di stop, siamo tornati al Palo Congressi di Rimini per un'edizione di sintonie high-end, piena di promesse ma anche di tante incertezze. Spazzate via da un'ottima presenza di pubblico, giusto un po' seccato per la scarsa velocità nel controllo degli accessi. La risposta degli operatori è stata molto buona, direi ottima se pensiamo alla particolare congiuntura del mercato. All'interno, 2 piani ricchi di musica e non solo. Al piano terra, subito dopo l'ingresso, oltre ad uno shootout di cuffie, abbiamo apprezzato una nutrita rappresentanza di autovetture con sistemi piuttosto eterogenei, sia per prezzo che per prestazioni, che hanno destato molto interesse. La ciccia però era quasi tutta al secondo piano, con quasi 20 sale a disposizione di tanti visitatori. Tra le più interessanti ho apprezzato prima di tutto quella di Angelucci Hi-Fi, che è anche l'organizzatore della manifestazione. All'interno un super impianto con elettroniche Naim serie 500 e una coppia di Focal Maestro Utopia Evo. Ancora più interessante secondo me il secondo sistema con il nuovo Marantz Model 40M, un 100 W per canale con streamer integrato che pilotava una coppia di Polk Audio Legend L600, che è un sistema che secondo me ha suonato fin troppo poco tempo. L'altra sala piena di interesse e che ha raccolto ormai consensi unanimi è quella di Audio Plus, con gli stessi 2 impianti con diffusori Marten che abbiamo già apprezzato al Roma ai Fidelity dello scorso anno e che è stata l'ennesima conferma della capacità del patron Emanuele Bassetti di riuscire a far suonare qualsiasi ambiente anche se non adeguatamente trattato. Non solo Hi-Fi a sintonie ma anche Home Theater grazie allo squadrone di Audio Quality. Questi pazzi hanno costruito una stanza nella stanza per mostrare le possibilità dei nuovi diffusori e delle nuove elettroniche Aurea, di cui il punto vendita di Bologna è distributore esclusivo per l'Italia. Oltre all'amplificazione e ai diffusori Aurea, c'erano 4 sub JL Audio, un predecoder Trinov, il processore video MADVR Envy Xtreme e il proiettore Sony 4K 890ES, che ha illuminato egregiamente uno schermo ALR da ben 3,6 metri di base. Altrettanto interessante per qualità, soprattutto in rapporto al prezzo, l'impianto con diffusori progettati da Roberto Pallocchia, che non si è sottratto al confronto con gli appassionati autocostruttori che erano decisamente agguerriti. Un sistema monovia, per quanto mi riguarda, sorprendente, soprattutto in gamma bassa, a cui comunque è possibile aggiungere anche un super tuner. Nella tradizionale sala di Audio Natali, Marco Cicogna ha condotto gli ascolti sulle nuove Magico A5, pilotate dalla catena pre più finale stereo D'Agostino, oltre a sorgenti analogiche e digitali di gran pregio che potete apprezzare nel video dedicato. Anche l'enorme sala di Audio Living Design, con 2,5 impianti, ha meritato un video dedicato, con descrizione dei sistemi, con nuovi diffusori TAD e Albedo, amplificazione VTL e non solo, ed elettroniche di riferimento assoluto. Tra i sistemi di ottima qualità e di prezzo più terreno segnalo i diffusori Pylon Audio, una bellissima sorpresa ad un prezzo quasi incredibile. Vi segnalo quindi l'intervista al distributore Angelo Iasparro con la descrizione completa ed il prezzo davvero da non credere.